carichi una per una, chiamare casa operativa, mettersi lì a farmi controllare, si perdevano ore. Ora con la funzione di controllo automatizzato delle targhe, la macchina camminando scannerizza tutte quante le targhe, se c'è una macchina rubata o segnalata, scatta immediatamente l'allarme in sala operativa. I controlli che si fanno alle banche dati, avete visto la clip dove le persone vengono fermate, attraverso il tablet si interrogano le banche dati, la persona viene liberata immediatamente, se è da liberare, nel giro di 2 o 3 di mezzo minuto, di un minuto al massimo. Prima volte una persona veniva trattenuta anche per 40 minuti, magari sotto il sole, sotto la pioggia, per consentire il controllo, perché magari i terminali non rispondevano, c'era coda nelle richieste di accertamenti, e quindi un cittadino doveva rimanere lì fermo magari per 30-40 minuti in maniera assolutamente inutile. Nell'ultima, la relazione di servizio informatizzata. Come vi dicevo prima, se io dovevo relazionare perché devo scrivere qualche cosa e non posso fare straordinario, magari devo tornare in ufficio mezz'ora prima, lasciando la mia zona assolutamente sguarnita da volanti, semplicemente perché devo scrivere.